segno da poco, dai. Percorro tutti gli interventi, Massimo, va bene? Massimo al centro, che se no non si vede. Massimo al centro. Già sono centrista di mio io. In realtà non... Allora io in realtà non mi ero preparato un intervento, anzi non è neanche previsto. Però credo che un coordinamento che si fa dopo quanto coordinamento, penso che era 4 anni fa forse, dopo un anno del congresso, ritrovarci qui in qualche modo tutti per un confronto, è chiaro che in 10 minuti non sappiamo niente, nel senso che ci servono molte cose, dovremmo approfondire, dovremmo anche discutere, però sono delle suggestioni su quali in parte concordo, in parte mi avrei da dire qualcosa, ma insomma i tempi sono quelli che sono. Io vorrei dire poche cose, insomma, più a flash, perché in qualche modo, sapete, qui stiamo parlando di gente, tutta gente noi che da anni, da decenni, in qualche modo sta dentro la questione casa, no? Starci a spiegare l'un con l'altro la questione del come deve essere le missioni sfratti, quello deve essere la prossima legge sulle locazioni, bla bla bla, mi sembra che stiamo ripetendo un rituale che mi sembra un po' stantio, che dovremmo un po' abbandonare. Dico questo perché vi faccio un piccolo esempio. Prima ho sentito una critica al fatto che noi avremmo proposto, non avremmo parlato della abolizione del libero mercato del 431, ma abbiamo parlato di semplice riduzione del 50% contro le agevolazioni fiscali. Vorrei sommessamente sottolineare che forse non tutti leggiamo le cose che si producono, leggiamo saltando qualche rigo a volte, che quella proposta era una proposta shock finalizzata a convertire sfratti, velocità in essere i nuovi contratti. Non era una proposta della nuova riforma delle locazioni, io penso che bisogna di un po' più di, come dire, di argomentazione, no? Che non fare una cosa così. Qui si tratta di dire, noi possiamo in Italia fare una proposta che cerca di raffreddare la questione sfratti di velocità? E come si fa questo se non convertendo gli attuali sfratti di velocità in nuovi contratti? E come si fanno i nuovi contratti? Io credo che la proposta che ha fatto bene la Federazione a fare, quindi, quella di dire, proposta shock, riduzione del 50% in cambio dell'1% di imposte e niente IMU, perché questi sono gli elementi concreti che noi dobbiamo rapportare. Tutto il resto, quelle che saranno le forme di locazione future, che forse si faranno o non si faranno, fanno parte di un altro gioco che credo dobbiamo toccare eventualmente nella proposta di legge in sede popolare che facciamo, dove dovremmo essere un po' più precisi, un po' più chiari, un po' meno scioccanti, ma più programmatici. Quindi io questo elemento ci tenevo insomma in qualche modo a chiarirlo. Secondo aspetto, io credo che negli ultimi 3 anni l'Unione Inquilini ha fatto una scelta, e ha fatto la scelta di non essere cotista rispetto ai segnali confederali e rispetto ai movimenti. Perché dico questo? Perché noi abbiamo abbandonato l'idea di stare a fare iniziative di rincalzo rispetto agli altri. Noi da 3 anni a questa parte stiamo facendo iniziative che sono di promozione, che fa parte del nostro percorso. Parlo per esempio della questione, per esempio, della campagna che abbiamo fatto sui cammini neri, dove l'abbiamo fatta più, l'abbiamo fatta meno, sono stati momenti più alti, momenti più bassi, ma che l'abbiamo fatta? E dico, per farvi un esempio, un video che facemmo a luglio 2011, che sta su YouTube riguardo agli affitti in nero, è stato visto da 12.000 persone. Quello stesso video su Libera TV è stato visto da altre 10.000 persone. Cioè, vuol dire, forse noi non ci stiamo rendendo conto che la visibilità che ci siamo conquistati è stata una visibilità fatta su proposte nostre, su campagne nostre, sui quali abbiamo chiamato gli altri se sono dovuti in qualche modo confrontare. Penso a questo anche alla giornata del 10 ottobre, nata un po' in maniera un po' strana, nata, ma che in realtà è diventata da 2 anni a questa parte, l'anno scorso a questa parte, la domanda con cui anche i movimenti fanno le iniziative.
Non a caso negli ultimi sei mesi il movimento ha fatto un segnale partendo da alcune città facendo questioni di rete di connessione, ma senza il 10 ottobre, senza quell'intuizione, senza il fatto che l'anno scorso 50 città si muovevano lo stesso giorno, quella cosa non ce l'avrebbe stata e abbiamo assunto comunque un ruolo, che è un ruolo nostro e che io voglio rivendicare fino in fondo, nel senso che noi siamo capaci di fare elaborazioni, siamo capaci di fare, di promuovere iniziative, siamo capaci di lanciare campagne, lo abbiamo dimostrato anche con un audience da un punto di vista, diciamo, dei mass media che è enorme. Quello che è successo sulla service tax, guardate che è qualcosa che non è successo mai, ma credo neanche a sindacati molto più affermati di noi. Nello stesso in due giorni non c'è stato nessuno organo di stampa che fosse locale, nazionale, di radio, televisione e via scorrendo che non abbia comunque citato l'Unione Europea. Nessuno. Ma è successo. Perché? Perché abbiamo lavorato di nostro istinto. Siamo stati capaci di elaborare qualcosa di nostro, da noi stessi siamo partiti, non di rincarso agli altri, non per dire a studia quanto sei cattivo e brutto, non per dire ai movimenti quanto potete essere più efficaci, no, abbiamo fatto la nostra strada, il nostro percorso, e sul nostro percorso abbiamo chiesto agli altri di intervenire. Io credo che questo sia l'oggetto su cui dobbiamo lavorare, su cui dobbiamo in qualche modo affermarci. Dopodiché è evidente che dobbiamo mettere le nostre relazioni in campo. Il 10 ottobre, questo, ad oggi vede circa 40 città in cui si faranno iniziative. Oggi ci sono in realtà anche nuove che vengono a fare il 10 ottobre quest'anno. Penso a Benevento, l'anno scorso non ci fu nulla, dove abbiamo aperto una interlocuzione con il movimento di lotta per la casa di Benevento, che hanno partecipato alla festa di Viareggio, con cui abbiamo continuato a lavorare, con cui abbiamo continuato i rapporti, e ci hanno detto di loro spontanea iniziativa, poi poche ore fa, e hanno dato un post su Facebook, noi aderiamo e facciamo il 10 ottobre, poi vedremo sapere cosa facciamo. Però questo significa che in qualche modo noi rappresentiamo una anomalia. Siamo un'anomalia che abbiamo avuto anche ben chiarire nella riunione che abbiamo fatto con i movimenti, per esempio a Viareggio nella festa. Quando appunto continuavano a dirci, ah, voi dovete fare costruire, io gli ho risposto, ma per adesso non è che ho fatto niente di costruire, ci portavo per telefono, per cui la costruzione qual è il problema, poi perché li devo rompere? Vado per flash. La questione della manifestazione 19, io su questo voglio essere molto chiaro. Intanto vorrei dire che il 18 ci sono due manifestazioni a Roma e a Milano, e credo che i compagni di Milano saranno molto fortemente impegnati a Milano ad essere presenti, io farei il possibile, a Carucci, per fare il massimo sforzo che abbiamo, però sapete, un'organizzazione come la nostra che deve fare il 10 ottobre, il 12 della sensazione, il 18 sciopero del desiderio di base, il 19 come momenti, qualche defaglianza in un'organizzazione debole come la nostra strutturalmente ce l'abbiamo, però faremo il massimo del nostro. Però vorrei puntare una cosa sul 19 ottobre. Guardate, secondo me si sta perdendo un'occasione. Il 19 ottobre era importante che ci fosse una manifestazione sulla casa, grande, partecipata, anche conflittuale, ma che fosse sulla casa. Noi avevamo bisogno politicamente in Italia che la questione casa entrasse al pari degli altri movimenti dentro un contesto di lotta complessiva, a cui poteva anche seguire un momento, diciamo, di sintesi, no? Un'ulteriore iniziativa comune. Ma il far diventare il 19, il far traslare il 19, una manifestazione sulla casa, nata per essere sulla casa, a una manifestazione che diventa non si sa di che cosa, io credo che sia un errore politico, credo che sia sbagliato concettualmente, proprio perché venivamo da tre anni di iniziative, di aumento di conflittualità, di tsunami sulle occupazioni, di iniziative che si fanno quotidianamente sulle questioni di casa, i nostri 10 ottobre via scorrendo. Noi avevamo bisogno, nel momento che lotta la casa, si esprimesse in quanto tale e apportasse la sua ricchezza all'interno dei movimenti, non che fosse fagocitare una manifestazione che diventa ormai non più della casa. E questo bisogna dirlo chiaramente. La 19 non è una manifestazione sulla casa. Se continuiamo a parlare di questi infringimenti, noi non usciamo. Io credo che l'occasione 19 è persa. Oltretutto, poi con parole d'ordine, se voi discutibili, non vedo nessuna sollevazione in Italia, vedo ancora gente che secondo i sondaggi al 70% vota PD, PDL, Scelta Civica e Lega,
Quindi questa sollevazione la vedono in Italia da questo punto di vista, vedono un protagonismo che dal punto di vista politico rischia di essere minoritario, magari porta poi in piazza 20.000 persone, ma è minoritario politicamente, non incide politicamente. Noi credo che comunque in ogni caso partecipiamo a quello che è possibile a tutte le iniziative. Io credo che noi abbiamo avuto invece bisogno proprio di avere un momento forte di affermazione nazionale, centrale, in questa cosa non più locale, dopo che abbiamo costruito localmente i grumi di un movimento più ampio e più aperto, come in qualche modo si fa sempre per quello dell'acqua, ma che qualcuno pensa forse di giocare il gestino in un altro modo. Questa cosa del 19 è, ripeto, un errore politico e pagheremo pesantemente le conseguenze, perché già a Roma, lo dico già adesso, la manifestazione 19 era una manifestazione no TAV, non è più una manifestazione a casa. Il prefetto e il sindaco stanno muovendo in ordine pubblico, in ordine della sicurezza, sulla base di una manifestazione che diventa no TAV, non è più una manifestazione sulla casa, e questo, lo ripeto, è un errore politico. Poi su di noi, io credo che noi abbiamo una esposizione, un'immagine che è di gran lunga superiore alla nostra effettiva capacità di fare le cose e di essere nelle cose. Noi abbiamo davanti a noi una marea di persone che ci chiede di aprire sede. Ci potrebbero essere in itinere persone disponibili a Foggia, a Rovigo, a Modena e bla bla bla. Noi credo, noi facciamo bene a stare un po' frenati, perché credo che abbiamo un problema dal punto di vista interno, in questo caso prima era politicamente minoritarismo politico del 19, abbiamo un problema di minoritarismo interno. Cioè non capiamo che questa unione dei politici ha un senso se ha una strutturazione non che esca dal suo essere, perché quello che siamo noi, un quasi federalista, strana, borderline, rimarrà, è nel nostro codice genetico. Ma se noi vogliamo veramente continuare a essere, e lo siamo già in parte, anche dal punto di vista dell'anteriore radicamento, siamo l'unico sindacato in Italia che riesce ancora ad aprire sedi indipendenti, non in dipendenza di altri sindacati. Quindi, esatto, infatti. Allora voglio dire, questo però significa per noi che dal punto di vista organizzativo alcune domande che ci siamo poste al congresso e che sono state derubricate affermazioni, come dire, troppo vive, credo ce lo dobbiamo porre, lo dobbiamo. Il problema organizzativo di come far vivere le sedi ce lo dobbiamo porre. Il problema di come non riusciamo a strutturare le nuove sedi ce lo dobbiamo porre. Il problema della formazione continua dei nostri compagni ce lo dobbiamo porre, perché altrimenti saremo noi i minoritaristi interni. Io credo su questo un ragionamento, e fa bene la sede nazionale a proporre una conferenza di organizzazione o qualcosa che sia simile, adesso poi la conferenza di organizzazione poi da tutti esterno non è manco compresa bene, perché sembra un'altra cosa. Però è un momento in cui noi ci ragioniamo fra di noi e che ci diciamo cosa vogliamo essere nel terzo millennio. In qualche modo ce lo dobbiamo porre. Non può bastare più il fatto che ognuno comunque è dentro al suo ticello, nella sua sede e nel suo piccolo ambito, perché quell'ambito è piccolo non rispetto agli altri che da noi attendono tante cose, ma rispetto a noi stessi è piccolo. E allora su questo in qualche modo dobbiamo porre un accento, dobbiamo anche approfondire il ragionamento, anche litigando, anche dividendoci, anche votando cose in maniera differenziata, ma dobbiamo porcelo questo problema, perché la richiesta che ci viene addosso a noi è enormemente più ampia di quella che noi riusciamo in questo momento a intercettare. Lo dicono tutti gli elementi che ci portano a dire queste cose, ce lo dicono le esposizioni dei giornali, ce lo dicono le telefonate che arrivano, ci arrivano ogni giorno, almeno a me soltanto, ma anche sulle mail che noi giriamo, anche di altre sedi ce lo possono dire, a Bergamo, a Guernabia, queste cose, gente che non ha le città in cui noi siamo presenti, ma che ci chiede interlocuzione, come ci ha conosciuto se non per un'esposizione Max Meteorologica, ma forse perché vedono la bandierina, no, ma perché penso di trovare in noi quel sindacato che oggettivamente è, come dire, anche conflittuale, ma che nel merito ti sa dare risposte di competenza. E questo dobbiamo porlo in maniera molto, molto chiara e molto netta. Allora, io credo che della nostra esposizione possiamo anche morire,
ma possiamo anche lanciarci alla grande per essere comunque un grande sindacato, un forte sindacato che ha 40 anni di vita e che non li dimostra. Bene. Wow, cosa ti ha detto?